avuto molto successo in questo periodo, perché è già la seconda volta che lo abbiamo ospite con Scacco Matto in radio il venerdì 28 aprile. Per cui grazie di aver accettato il nostro invito, Frida. Ciao, come stai? Ciao Piero, ciao a tutti, grazie a te di avermi invitato. Mi fa sempre piacere, perché tu sai quanto io, essendo pur romano, amo la Sicilia, per cui quest'anno ho voluto dare spazio a tutti i grandi artisti che ci sono in Sicilia, quelli già affermati, perché ce ne sono tantissimi, ma anche quelli presenti e futuri, perché veramente la Sicilia è piena di grandi talenti e tu sei uno di quelli, per cui mi fa piacere ospitarti in questa nostra trasmissione. Grazie, troppo buono. Troppo buono, vabbè, quando vengo a Catania, vabbè, io a giorni sarò a Messina, magari ci vediamo a Giarre, esattamente, vediamo per un caffè, ok? Allora, ascolta, io volevo presentarti anche la mia spalla, sta sulla mia sinistra, la mia spalla sinistra, Francesco Tolo, prego Francesco. Beh sì, noi ci siamo già conosciuti la prima volta qui in radio, complimenti sempre per la vostra produzione. Ieri è uscito il brano Scacco Matto, da quello che ho letto è anche un omaggio a Frida, o no? Frida Kahlo? Beh, diciamo che il nostro progetto nella sua totalità è una sorta di omaggio alla pittrice Frida Kahlo. Quindi ripeto, il brano di per sé invece è più relegato a quello che sono le cosiddette storie d'amore usa e getta sotto certi punti di vista, che nascono per morire, ma poi magari in qualche modo durano nel tempo. E sì, quando durano nel tempo tu ti ritrovi come un re sotto scacco e non riesci più a poter a trovare vie d'uscita, a salvarti. Ma scacco matto è in questo caso qualcuno che ci fa scacco matto, o siamo noi che facciamo scacco matto in quanto abbiamo già trovato l'amore giusto e il re vince tutto? Cioè, in quale posizione possiamo collocarci? No, diciamo che la canzone parla di, sai, spesso noi uomini, quando troviamo una preda, mettiamola così, crediamo di averla sotto scacco, cioè ci siamo noi tipo che gestiamo i giochi, quando invece non è vero che siamo noi che conquistiamo, ma sono loro che hanno scelto di farsi conquistare. Quindi ci fanno loro scacco matto. Esatto, quindi poi quando tu magari, quando tu dici ok, mi voglio vivere questa passione fin quando dura, poi magari ti rendi conto che non ne riesci più a fare a meno, e in quel momento poi diventa uno scacco matto. Esatto. Caccomatto al re, proprio. Esatto. L'uomo che si sente un re, capace di poter gestire la situazione come vuole a proprio piacimento, invece poi ci resta sotto. Guarda, mi dai lo spunto per lanciare così un appello, siccome io amo giocare a scacchi, in questi anni che mi sono trasferito in Sicilia non ho trovato un giocatore di scacchi, per cui se c'è un giocatore di scacchi vi prego, fatevi avanti, venite in radio, almeno sì, ci facciamo partita a scacchi, perché sono 4-5 anni che non riesco a giocare a scacchi. Per cui, Frida, magari con te riusciamo a fare qualcosa, che ne sai? Guarda, a me gli scacchi piacciono, c'è mio padre che era un patito di scacchi. Bravo, perfetto, perfetto. Mi annoio, perché sai quando inizia ma non sai quando finisce. Vabbè, però sai che c'è meditazione e c'è cervello, perché ogni mossa ecco. Allora, io infatti apposta ho perso un po' l'equilibrio, perché non gioco più a scacchi. E poi combattendo con uno squilibrato, è squilibrato. Ma è squilibrato. Allora, caro, torniamo nel serio. Allora, caro Frida, tu hai aperto tanti concerti di Franco Battiato, cioè non è un nome qualunque. Beh, tanti mi sarebbe piaciuto, diciamo, ho avuto la fortuna, abbiamo avuto, perché siamo sempre comunque una band abbastanza attiva ormai da quasi 20 anni, quest'anno abbiamo fatto 19 anni di attività, abbiamo avuto la fortuna di poter aprire concerti ad artisti importanti, Battiato, Dalla, Le Vibrazioni, cioè, diciamo, i siciliani Archinoè, oltre, cioè, diciamo, abbiamo avuto comunque un bel, diciamo, delle belle esperienze, Alex Britti, delle belle esperienze che per noi, che comunque siamo delle band considerate emergenti, sono delle esperienze che ti formano tanto, perché ti mettono a contatto con un mondo, diciamo, di alto livello,
e cerchi di rubare il meglio di quello che deve. Assolutamente sì, sono bene, beh, complimenti. Possiamo dire che loro veramente spaziano, amano sperimentare, l'incontro combattiato, loro sono un bel gruppo, mi sembra siano 4-5. Quanti siete in totale come componenti? Siamo 5. Vedi, allora non sbagliavo. Tra l'altro loro sono stati nel 2003, a proposito di allegria, e poi torniamo a Scacco Matto, visto che la Sicilia sta tornando anche nel calcio, Catania è tornata in C, il 30 aprile c'è la festa, e voi avete scritto Les Goli Otro nel 2003, mi sembra, no? No, fu l'anno della promozione in A, il 2006. Il 2006, scusa. Beh, magari chi lo sa, risentiremo questo brano. Ma la sai una cosa, che questo complesso ha anche un'alchimia con la musicalità siciliana, è vero Frida? Beh, diciamo che io so a cosa fai riferimento, che ma io faccio riferimento a quello che è stato l'orchestra Jacaranda, ti dice qualcosa? Durante il Covid, quando siamo stati bloccati a casa, abbiamo pubblicato un videoclip che abbiamo girato con la piccola orchestra Jacaranda, ed è un brano che ho scritto in siciliano e abbiamo in un certo senso arricchito con le sonorità tipiche folk della nostra terra, e abbiamo in questo l'orchestra Jacaranda è stata fondamentale, perché ci ha immerso in questa dimensione lontana anni luce da noi, quindi viva la Sicilia, siamo una band rock di vecchio stampo. È vero. Allora, successo successo in Francia, successo in Spagna, insomma avete successo veramente in mezza Europa, e adesso il successo ve lo regaliamo noi umili di Radio Amica, di questa splendida che è la Sicilia, dal nuovo album, dal nuovo album che tra l'altro lo stesso nome del singolo estratto, Scacco Matto, e ascoltate perché è un brano molto molto bello. E il video lo mandiamo anche in diretta Facebook. E anche in diretta il video, Facebook, quindi ascoltate, vedete anche il video. Registrare e condividere. Salutiamo i nostri amici. Ciao. Ciao. Ciao, grazie, Scacco Matto. Scacco Matto e Frida, via.